tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Fano, Giancarlo Castellana subentra al tenente di vascello Clara Iasella. Dopo 6 anni il maggiore Falcucci lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Fano e traccia un bilancio dell'attività svolta. Arriva Maximiliano Papale. Nuova rotatoria sulla Flaminia Fano da lunedì a venerdì, senso unico alternato all'altezza della caserma dei pompieri. Caccia il Tarmarche blocca la preapertura dall'8 all'11 settembre. Nuova vittoria per le associazioni ambientaliste. I cacciatori dovranno appendere il fucile al chiodo. Carnevale 2020. Martedì si sceglieranno i bozzetti dei nuovi carri. Commissione presieduta dal direttore artistico del Carnevale di Cento. Lo spettacolo dei delfini al largo del litorale fanese. Le immagini di un esemplare avvistato dai nostri reporter di strada. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. La città di Fano, come avete sentito dai nostri titoli di apertura, oggi ha dato il benvenuto al nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Fano, Giancarlo Alessandro Castellana. Il tenente di vascello subentra a Clara Iasella. Valzer di avvicendamenti ai vertici di molte forze dell'ordine a Fano. In attesa dell'ufficialità del nuovo comandante della polizia locale, Anna Rita Montagna, vincitrice di concorso, che fino ad ora, assieme all'altro vicecomandante Alessandro Di Quirico, ha tenuto le redini del corpo, e l'arrivo del nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Fano, fissato per lunedì prossimo, oggi è stato il giorno della Capitaneria di Porto. Da oggi appunto l'ufficio circondariale marittimo fanese ha un nuovo comandante, il tenente di vascello Giancarlo Alessandro Castellana, 34 anni, anche lui al primo comando, proveniente dalla direzione marittima romana dopo essere stato nella difficile realtà di Gioia Tauro. E sicuramente ci sarà continuità con il lavoro fin qui svolto, quindi diciamo prosecuzione sul solco già tracciato dal comandante Iasella. Per il crescente sviluppo della realtà portuale. E le aspettative sono altissime, l'equipaggio è ben motivato, molto preparato, veramente ragazzi instancabili. E io metterò la massima passione, dedizione e l'attenzione affinché appunto vi sia un continuo dialogo e confronto con tutti gli operatori portuali. Clara Iasella lascia così dopo 25 mesi di comando per andare ad Ancona. 2 anni che hanno formato il suo carattere e messo alla prova le sue professionalità. Infatti, dopo appena 9 mesi dal suo insediamento, dovette affrontare, assieme al suo equipaggio, la dura prova dell'emergenza bomba, portata a termine con successo dalla Marina Militare Italiana. Quello che mi porto via sono tante soddisfazioni per quello che ho ricevuto dal mio personale, tantissime. E anche dalla cittadinanza fanese, quindi vado via lasciando un pezzo di cuore, ma sicuramente cercherò di mantenere i contatti, diciamo, con quella che è stata la mia seconda casa. Gli uffici circondariali sono una importante palestra per gli ufficiali del corpo che devono applicare quanto appreso nei 6 anni di accademia, ma tutto questo sarebbe ancora più difficoltoso se non potessero contare sullo spirito di corpo che unisce tutti gli uomini e le donne in servizio e di gradi superiori, come i comandi provinciali. I comandanti che si avvicendano hanno una traccia da seguire e qui su Fano devo dire che sono molto soddisfatto sia dei comandanti che si sono avvicendati, sia della risposta della città, perché è un segno tangibile del riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi anni. E come è stato anticipato nel servizio, il 9 settembre arriverà il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Fano. Infatti il maggiore Alfonso Falcucci lascia l'incarico per andare a dirigere la Compagnia di Legnano. Lino Balestra questa mattina lo ha incontrato per tracciare un bilancio di tutta l'attività svolta in questi 6 anni di lungo percorso nella città di Fano.
Il maggiore Alfonso Falcucci, dopo 6 anni al comando della Compagnia Carabinieri di Fano, lascia per un nuovo incarico a Legnano, in Lombardia. Dopo essere stato in Calabria e Sicilia e dopo aver maturato una formazione d'élite nei ROS, il raggruppamento operativo speciale a caccia del superlatitante provenzano, ed essere stato in Toscana prima di approdare a Fano. Al suo posto arriva da lunedì prossimo il capitano Maximiliano Papale, comandante del nucleo radiomobile dell'Aquila. Falcucci, ai nostri microfoni, traccia un bilancio di questa sua permanenza a Fano, cruciale nello svolgimento dell'operato la collaborazione con tutte le altre forze di polizia, procura, prefettura e tutte le istituzioni locali. Comandante, allora lascia Fano dopo 6 anni di attività qui, che considerazioni possiamo fare? Come sta vivendo questo momento? 6 anni è un periodo importante sul piano professionale, ma anche importante sul piano umano. Ho vissuto un periodo sereno, felice per la mia famiglia, perché Fano è stata accogliente, non particolarmente difficile, ma dove comunque l'insidia è sempre dietro l'angolo, quindi anche in questa realtà così felice abbiamo avuto fatti di sangue, fatti gravi, ai quali abbiamo cercato sempre di dare una risposta con serietà, professionalità, dedizione. Come l'ha trovata quando è arrivato e come la lascia dopo questo suo periodo? Fano, bella era e bella rimane, quindi non è cambiato molto. Sul piano della sicurezza, che poi è il piano che mi compete, devo dire che sono stati fatti dei passi in avanti, soprattutto grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, le quali hanno seguito quelle che potevano essere le nostre esigenze e i nostri consigli, quindi in molti comuni del territorio, quindi non parlo solo di Fano. Quali sono un po' le punte di diamante sulle quali avete dovuto intensificare maggiormente la vostra attività? Allora, noi registriamo un calo importante dei reati predatori. Per reati predatori ovviamente intendiamo rapine e furti, soprattutto i furti in abitazione, che sono quelli che incidono moltissimo sul piano della sicurezza percepita. Ahimè, invece, sul trend nazionale abbiamo, non dico una crescita, ma una costanza per quanto riguarda i reati nell'ambito familiare. Poi abbiamo i soliti problemi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. È un problema annoso, un problema che c'è stato, c'è e ci sarà, un danno enorme sul piano della salute, che genera profitti per la criminalità comune e a salire anche per la criminalità organizzata. Per quanto riguarda invece fatti che hanno riguardato atti, diciamo, violenti o comunque commessi mediante esplosivo, noi abbiamo cercato anche lì di dare un segno importante. Da lunedì si parte con Legnano, una nuova destinazione. Voi nel DNA avete questa cosa di dovervi spostare su tutto il territorio. Come affronterà questo nuovo impegno? Che cosa troverà? Si è già preso contatti con la realtà locale? Sì, io sono stato già a Legnano. Parlare di Legnano è ovviamente assolutamente prematuro. Sì, è nel DNA della nostra organizzazione, di cui io ne vado francamente fiero ed orgoglioso. È particolarmente doloroso per gli affetti personali, familiari, però è il nostro vanto, perché tutte le organizzazioni dello Stato variano i vertici, invece noi, anche noi quadri intermedi, nella mia organizzazione, anche noi quadri intermedi variamo. Questo che significa? Significa che tu crei un bagaglio di esperienze e arrivi in un nuovo territorio dove in qualche modo queste esperienze provi a trasmetterle. E l'intervista integrale di Falcucci la trasmetteremo subito dopo il telegiornale. Adesso andiamo avanti con la cronaca. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito questa mattina a causa di un incidente autonomo avvenuto intorno alle 10.30 lungo la strada provinciale cesanense nel comune di Mondolfo. Il ragazzo, che era in sella allo scooter, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato il minore al pronto soccorso di Pesaro e i carabinieri per i rilievi di legge. Continuano a crescere gli infortuni sul lavoro denunciati nelle Marche, che nei primi 7 mesi del 2019 hanno raggiunto quota 11.204, 174 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono 16 gli infortuni mortali da inizio anno, vittime 2 donne e 14 uomini. È quanto emerge da dati diffusi dall'INAIL, elaborati dalla CGL Marche, a fronte di una statistica nazionale in leggero calo. L'aumento
aumento più significativo nelle Marche si registra nella provincia di Ancona, seguita da Pesaro Urbino. Impennata di infortuni, in particolare nel settore calzature e abbigliamento, diminuzione invece nella meccanica. Particolarmente colpiti i giovani, per gli under 19 un più 6,9% e tra i 20 e i 29 anni più 3,7%. Aumenti rilevanti anche per i lavoratori extracomunitari. Continua ad essere elevato pure il numero delle malattie professionali. Nei primi 7 mesi dell'anno ne sono state denunciate quasi 3.900. Da lunedì prossimo a Fano cambierà la viabilità lungo la Flaminia per la realizzazione di una nuova rotatoria necessaria all'ampliamento della terza corsia della 14. Sentiamo tutti i dettagli nell'intervista realizzata all'assessore Cristian Fanesi. Assessore, allora dopo la pausa estiva si riprende piena attività e lo dimostrano anche i diversi cantieri in città. Sì, soprattutto rispetto ai lavori che sta facendo Società Autostrade nella nostra città. Prima dell'estate abbiamo avuto la tanto attesa apertura della Statale 3, quindi la superstrada, in maniera tale che il flusso fosse più agevole in entrata alla città di Fano ed anche in uscita attraverso appunto quella importante arteria. E i lavori comunque sono ripresi giustamente dopo la pausa estiva di agosto. In questi giorni, anzi da lunedì 9, alle ore 7, sarà più difficile passare lungo la via Flaminia, perché per poter fare dei lavori appunto davanti all'area, alla zona dei vigili del fuoco, quindi lungo la via Flaminia, saremo costretti insieme alla Società Autostrade a modificare la viabilità, deviando un flusso verso la rotatoria che Società Autostrade in questi tempi ha già iniziato a impostare. Ovviamente sarà presente la segnaletica, sarà presente la semaforizzazione, saranno presenti dei movieri, in maniera tale che dal 9 al 13, dalle ore 7 alle ore 18 del 13, questa viabilità sarà deviata appunto sulle nuove strade per poter permettere dei lavori, e quindi ci potrebbero essere dei piccoli disagi lungo questa importante arteria. Ovviamente le segnalazioni saranno sul luogo, eccetera. Questi lavori ovviamente sono importanti, perché finalmente, finiti questi, riusciremo ad aprire quella rotatoria che appunto adesso sorge davanti alla sede dei Vigili del Fuoco, e che probabilmente, anche in prospettiva del completamento del collegamento verso Belgatto, riuscirà a dare una mano a risolvere alcuni problemi del traffico, soprattutto nella zona diciamo tra la strada per Fenile e la via Flaminia. E c'è un altro colpo di scena che riguarda i cacciatori marchigiani, perché al TAR Marche non sembrano persuasive le motivazioni adottate dalla Regione per deliberare a fine agosto il via libera alla preapertura della caccia nel territorio regionale nei primi giorni di settembre, che era stata sospesa in precedenza dal TAR Marche in via d'urgenza. Ed è lo stesso Tribunale Amministrativo delle Marche a bloccare di nuovo l'attività venatoria per marchigiana per le prossime giornate dell'8 e dell'11 settembre, fatta eccezione per la caccia allo storno. Nel decreto del presidente Sergio Conti si ravvisa il rischio di pregiudizi irreversibili. Nuova vittoria dunque per le associazioni ambientaliste e animaliste, che esultano. Per l'ennesima volta, hanno detto, è stata sonoramente bocciata l'arroganza e la superficialità legislativa dell'assessore alla caccia Pieroni e della Regione Marche, che in spregio alle più elementari norme di diritto avevano aggirato il decreto monocratico del TAR, permettendo cacciatori di effettuare ugualmente la preapertura. Adesso vedremo, attaccano le associazioni, cosa si inventeranno ancora Pieroni e la maggioranza per accontentare ad ogni costo i cacciatori. Intanto, concludono in una nota, domenica prossima dovranno starsene a casa e appendere il fucile al chiodo. Ed ora andiamo a Pesaro, coinvolgeremo il Mengaroni insieme all'ISE, all'Istituto d'Arte di Urbino, per la creazione del logo della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033. Lo ha detto questa mattina il sindaco Matteo Ricci durante la presentazione della Fiera di San Nicola, affiancato dall'assessore Heidi Morotti, dall'amministratore unico di Pesaro Parcheggi Luca Pieri, dal presidente di Banca di Pesaro Massimo Tonucci e dai rappresentanti dell'istituto, istituto che ha curato il manifesto della manifestazione attraverso un concorso di idee tra studenti.
E la fiera di San Nicola, che torna dal 10 al 12 settembre a Pesaro, sarà plastic free grazie all'ordinanza entrata in vigore dal 1 settembre. Gli ambulanti che vendono alimenti e bevande utilizzeranno materiali compostabili o biodegradabili per piatti, bicchieri, cannucce e stoviglie. Dalle calzature all'abbigliamento, poi tanto artigianato ed enogastronomia, saranno oltre 630 gli espositori provenienti da tutte le regioni per un totale di 6.500 metri lineari di fronte espositivo. Una fiera che impegna un'area complessiva di circa 18.000 metri quadrati e ospita oltre 300.000 visitatori ogni anno provenienti anche da fuori regione. Considerato questo notevole afflusso di visitatori, negli orari di punta è attivo un servizio bus navetta gratuita e per il parcheggio San Decenzio ogni 15 minuti dalle 18 alle 24. La manifestazione che dal 2005 è organizzata da Pesaro Parcheggi si concluderà giovedì 12 con lo spettacolo pirotecnico che si svolgerà alle ore 23 in zona Porto. E adesso torniamo a parlare del Carnevale di Fano, perché martedì verranno scelti i bozzetti dei nuovi giganti di cartapesta. La commissione quest'anno sarà presieduta dal direttore artistico del Carnevale di Cento, Riccardo Manservisi. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Impianto scenografico, originalità del soggetto, brio e luci. Sono solo alcuni dei criteri di valutazione per decidere quali saranno i bozzetti dei carri scelti per la prossima edizione del Carnevale di Fano 2020. È vero, alla festa più colorata e divertente dell'anno mancano ancora 6 mesi, ma per costruire queste gigantesche opere su ruote ci vogliono tempo, concentrazione e pazienza. Tema dell'evento, le vie dell'eco, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra, dove green, ecosostenibilità e rispetto per l'ambiente saranno il filo conduttore della manifestazione più antica e dolce d'Italia. In programma il 9, 16 e 23 febbraio, il Carnevale di Fano accende i motori e inizia a fare sul serio, partendo appunto dalla scelta dei bozzetti, 3 i nuovi carri di prima categoria ed un minicarro. Andrà a gomma piuma per caso la realizzazione di un carro di prima categoria, a Carnival Factory la realizzazione di 2 carri di prima categoria e a Fantagruel, nella persona di Mauro Chiappa e la sua squadra, un minicarro e appunto la ristrutturazione del carro del Pesce Azzurro. Le risorse saranno suddivise come orientativamente come lo scorso anno, 40.000 euro per i carri di prima categoria, 11.000 euro per i minicarri. E ecco, invece per quanto riguarda le mascherate ancora dobbiamo incontrarci e insomma metterci mano. A stabilire quali saranno le opere meritevoli sarà un'apposita commissione che nella giornata di martedì 10 settembre si riunirà nel primo pomeriggio negli uffici dell'ente carnevalesca e analizzerà i lavori presentati dalle associazioni Carnival Factory, Fantagruel e Gomma Piuma per caso. Noi abbiamo contattato il Carnevale di Cento, il presidente del Carnevale di Cento felicissimo verrà a presiedere la commissione con il figlio che è il direttore artistico, 2 maestri carristi di una delle associazioni del Carnevale di Cento. In più ci sarà una costumista che è Maria Letizia Della Felice e l'architetto Stefano Maria. E sono diverse le iniziative che la BCC di Fano organizza per soci e clienti da qui a dicembre. Per questa sera alle ore 20 era in programma l'aperitalk organizzato dai ragazzi della nuova associazione Lab Giovani Idee. Si tratta di un'iniziativa aperta ai soci e ai figli dei soci e finalizzata ad avvicinare i ragazzi alla banca. Domani sera invece torna al Codma di Fano la tradizionale festa del socio, alla quale ogni anno prendono parte più di 3.000 persone. Nei prossimi mesi poi sono in programma, tra gli altri appuntamenti, un nuovo corso di inglese commerciale, 2 convegni sui temi della organizzazione e pianificazione d'impresa e della finanza sostenibile e responsabile e un corso di formazione per neogenitori sul tema dell'alimentazione dei bambini da 0 a 10 anni. Cambiamo argomento, un gruppo di volontari si è dato appuntamento alla Pineta di Ponte Metauro per rimuovere centinaia di rifiuti gettati a terra o addirittura sepolti lungo gli argini del fiume.
La loro icona ecologista è la sedicenne svedese Greta Thunberg, che con le sue lunghe trecce ha svegliato i potenti del mondo dal loro torpore sulle politiche ambientali e ha fatto milioni di seguaci su tutto il pianeta al grido di «Salviamo il mondo!». La moderna pipì calze lunghe ha fatto proseliti anche nella città di Fano ed un gruppo di giovani forti e belli ragazzi e ragazze ha dato vita ad un gruppo fanese, il Fridays for Future, il quale assieme ad altri gruppi di ispirazione ambientalista ha da tempo, da febbraio di questo anno, ingaggiato una battaglia contro i rifiuti che stanno soffocando il nostro habitat. Il tutto ha preso inizio dalla pineta di Ponte Metauro. Qualche settimana fa, c'è stato il Ferragosto, l'ASET è passato a pulire, però chiaramente non si mette a raccogliere i pezzettini di carta, le plastiche, i mozziconi. Quindi c'era parecchio sporco in giro e quindi ci abbiamo pensato noi, ancora con Puliamo Fano, con il Fridays for Future e con la Città del Sole. Spiagge libere, ex campo di aviazione, foce del Metauro, sono questi i luoghi dove sono intervenuti raccogliendo oltre 2500 kg di rifiuti nocivi per l'ambiente e in ogni posto hanno riscontrato un triste primato in termini di tipologia di rifiuti. Il grosso dello sporco era nel fosso che è qua di fianco, che fiancheggia la pineta, dove abbiamo trovato addirittura una sorta di discarica abusiva, perché iniziando a scavare sotto questo fosso abbiamo trovato di tutto. C'era veramente, abbiamo trovato dei pantaloni, abbiamo trovato delle scarpe vecchie, abbiamo trovato dei cavi di rame tagliati per rubare il rame. E noi per queste cose siamo in contatto con la municipale e ci sono delle indagini in corso proprio per verificare che cosa c'è lì sotto, insomma. Ora nella pineta di Ponte Metauro, domenica prossima, tempo permettendo, hanno deciso di finire il lavoro assieme a tutti coloro che decideranno di aiutarli in questa lotta al momento impari. Naturalmente i social sono la loro casa, essendo dei nativi digitali, e quindi per seguirli è lì che li dovete cercare. Per contattarci si trovate sia su Facebook che su Instagram, alle pagine di Fridays for Future Fano e di Puliamo Fano. Per chi non avesse i social ci può scrivere anche sulle mail all'indirizzo puliamofano@gmail.com. Il prossimo evento sarà sempre qui in Pineta, domenica alle 5, e continueremo proprio i lavori che abbiamo iniziato venerdì scorso. In particolare ci concentreremo lungo il fossato, dove abbiamo trovato la maggior parte dei rifiuti, per cui chi volesse venire ci può proprio seguire o gli eventi di Fridays for Future oppure nella pagina di Puliamo Fano. Chiaramente il fossato è abbastanza pericoloso perché non sappiamo bene cosa c'è sotto, ci può essere di tutto, di conseguenza mi raccomando, bisogna essere attrezzati, guanti, scarpe e tutta la correnza per evitare qualsiasi infortunio. Domani pomeriggio alle ore 16 torna il Memorial Filippo Montesi, trofeo BCC Fano organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sant'Orso 1980. L'iniziativa, che è giunta alla terza edizione, ricorda ogni anno il Marò, unico militare italiano morto nel marzo dell'83 a seguito delle ferite riportate nella missione Libano 2. Al campo sportivo intitolato a Montesi si svolgerà il triangolare con partite di 15 minuti ciascuna. Per l'occasione verrà anche presentato il settore giovanile e la nuova squadra di calcio femminile. Vi ricordo che dopo il telegiornale trasmetteremo l'intervista integrale che abbiamo realizzato insieme al comandante Alfonso Falcucci. Adesso ci salutiamo con le immagini girate ieri dai nostri reporter di strada che hanno avvistato un branco di delfini al largo della costa fanese. Arrivederci. Eccolo là davanti. Eccolo!